Si torna in campo ad 11 giorni dal convincente successo esterno nel derby col San Michele. Altra esibizione in trasferta, la terza consecutiva nel campionato di Serie 2 per il Cristian Barletta, che domani pomeriggio a partire dalle ore 16 incrocerà il proprio cammino con quello dei siciliani della meta. Di fronte, nel secondo turno del girone di ritorno, i biancorossi troveranno la vice capolista del girone B, l'unica in grado sino a questo momento di tenere il passo della corazzata Maritime Augusta. Per la partita di San Giovanni la Punta in provincia di Catania, intanto, il tecnico Antonio Dazzaro avrà a disposizione anche Enzo Paganini, centrale difensivo brasiliano, classe 89. È arrivato il mio transfer in questa settimana e mi piace molto questa squadra, mi sento come dentro di una famiglia. Io gioco da ultimo, da difensore, e sto animato per essere l'ultimo e poter aiutare con la squadra, il laterale e il pivot. Tutti i giorni noi stiamo in allenamento e sono 100% pronto per la partita di sabato. Il coefficiente di difficoltà della gara è parecchio alto, ma c'è grande fiducia tra i tesserati biancorossi. La possibilità di utilizzare anche Paganini infatti offre maggiori chance nelle rotazioni. Una cosa è certa, servirà il miglior Cristian per fare il risultato contro la meta. Andiamo da una vittoria incoraggiante, soprattutto per il risultato 8-2, e siccome ho visto la squadra ben organizzata e soprattutto volenterosa, spero che si possa fare il risultato anche a Catania. Anche se è una partita difficile perché i risultati vanno a loro favore. Tutte le squadre stanno pronte per il gioco di sabato, però troppo difficile, però tutti stanno animati. La vittoria di San Michele intanto ha permesso al Cristian di accorciare a 2 soli punti il margine di ritardo dal 5º posto, l'ultimo utile per centrare la storica qualificazione ai playoff di A2. I biancorossi, che dopo la trasferta in Sicilia giocheranno 3 partite casalinghe consecutive, ci credono. Sì, ci crediamo perché comunque è alla nostra portata, soprattutto ora con il nuovo rinforzo Enzo dovremmo aver trovato la quadratura giusta della squadra. E con la squadra animata e questo gioco di sabato è più importante che vinciamo e se noi vinciamo stiamo in quarto, terzo, quarto, quinto dentro dei playoff.